Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come si rinnova la pasta madre. È molto semplice da fare, non è nulla di complicato. Quindi andiamo a prendere la nostra pasta madre dal barattolo, opportunamente chiamata Vittoria, perché la nostra pasta madre si chiama Vittoria, poi vi spiegherò perché. Ne mettiamo 200 grammi sulla bilancia e ne andiamo a mettere in una ciotola. Andiamo a fare tutti i bei pezzettini. La pasta madre si chiama Vittoria perché noi non siamo proprio bravissime, ogni tanto ce la dimentichiamo, e però lei continua imperterrita a sopravvivere, a darci veramente tante soddisfazioni. Mettiamo 100 grammi di acqua, quindi la metà del peso che abbiamo scelto, e andiamo a sciogliere la pasta. Ricordate comunque lo stesso peso della pasta madre andrà in farina e la metà del peso della pasta madre andrà in acqua, quindi è facile. Ok, possiamo aggiungere adesso quindi la farina e andremo a impastare adesso a mano. Do giusto una riminata con la forchetta. Ok, è importante quando rinfrescate la pasta madre che le vostre mani siano pulite, che il piano da lavoro sia pulito. Adesso la facciamo gli facciamo assorbire tutta quanta la farina, la impastiamo bene. La farina che sto utilizzando, altro argomento molto importante, è una farina abbastanza forte, non è un tipo 1, non è quindi una farina estremamente forte, però ha una buona dose di proteine, sta intorno agli 11-12 grammi. Adesso che la farina l'ha assorbita tutta, gli do un'impastata veloce sul tavolo e poi in pratica la nostra pasta rinfrescata è pronta e la possiamo mettere nel barattolo. Ovviamente togliamo quella di scarto e ci mettiamo quella nuova. Allora, la nostra pasta è pronta. Ricordatevi sempre di fare un taglio a croce. Il taglio a croce vi servirà a capire quando la pasta è matura, perché quando vedrete che le punte in pratica saranno scomparse perché la pasta si sarà gonfiata, allora a quel punto la pasta è matura. Se invece la trovate ancora tutta quanta come l'avete tagliata, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Spero di essere stata chiara, spero che il video vi sia piaciuto. Comunque per qualsiasi cosa vi rimando all'articolo sul sito. Un bacio e alla prossima, ciao!